ieri in consiglio comunale poi abbiamo parlato di queste benedette somme urgenze, come chiamarle, solo così, perché è chiaro che c'era da chiudere tutta una procedura amministrativa, nel senso che appunto si è aperta nella notte dopo il 21 di agosto e quindi nella sostanza ecco che ieri abbiamo portato avanti questa aspetto amministrativo. È chiaro che i lavori stanno andando avanti in certe zone in maniera più celere, in altre zone le cose vanno un po' più a rilento, proprio perché ci stanno delle tante problematiche, perché quando comunque si interviene è chiaro che c'è necessità di tener conto anche il contesto, cioè quindi gli interventi non possono essere tutti uguali, questo è sottinteso. È chiaro che, ecco, così come ho detto ieri, insomma, noi ce la stiamo mettendo tutto, certo sta la minoranza, insomma, che viene e vota contro. Io spiegai, cioè, questi lavori sono stati fatti per venire incontro alle esigenze della pubblica e privata incolumità. Certamente non è che ci siamo svegliati noi la mattina e abbiamo deciso di fare i lavori in certe zone del paese. È chiaro che mi aspettavo, diciamo, un'apertura da parte della minoranza, così non è stato, però vabbè, cioè, prendo atto di questa cosa senza fare nessun tipo di polemica. Con l'Accamino, ecco, abbiamo fatto questo protocollo d'intesa con il Dipartimento dell'Università Federico II, con il Dipartimento di Architettura. Teniamo già una, diciamo, una visione di quello che possono essere, ci sono stati, diciamo, i rilievi effettuati dall'INGV e dal CNR, adesso ne faranno altri, cioè voglio dire, la cosa sta andando avanti. Chiaro che dall'altra parte capisco e comprendo la non pazienza dei cittadini, perché chi ha lasciato casa, il lavoro, insomma, non è facile digerire, quindi siamo qua certamente, insomma, come vedete, tutti i giorni, così come la responsabilità nostra e la coscienza nostra ci dice di fare, però è chiaro che, insomma, c'è da lavorare tanto.